Sì, grazie Presidente. Beh, intanto anch'io ringrazio il Presidente Bonaccini che è venuto a riferire dello stato di avanzamento della trattativa e anche la Presidente Saliera che ci ha inviato ieri sera o questa mattina la risoluzione della Regione Lombardia che noi peraltro comunque avevamo già acquisito perché ci sembrava bene sapere come si stavano muovendo gli altri. Bene, noi l'appunto che facciamo oggi, che abbiamo sempre fatto, è quello del mancato coinvolgimento dell'Assemblea. La Giunta partì con quel documento che noi ritenevamo fumoso durante l'estate e che si basava su quattro punti. Quei famosi quattro punti adesso sono diventati 12. Va bene, perché diciamo quando si passa dai titoli o dagli annunci alla realtà e ai paragrafi, bisogna poi arrivare a fare un bagno insomma, di realtà per capire che gli annunci a volte non bastano e che il lavoro va fatto in maniera più puntuale. E su questo noi chiediamo due cose. Chiediamo il coinvolgimento dell'Assemblea e delle commissioni. In parte, mi sembra il Presidente abbia detto, verremo in commissione a relazionare sui singoli punti. In parte, e questo lo chiediamo nella nostra risoluzione, qualcosa ha detto il Presidente Bonaccini, ma io vorrei capire bene anche cosa succede, la Regione Lombardia dice noi facciamo partecipare al tavolo del governo una delegazione dell'Assemblea e degli enti locali. Adesso il Presidente ci ha detto viene solo il Presidente dell'Assemblea, io vorrei vedere, perché leggendo l'atto della Lombardia si dice una delegazione, non si dice il Presidente, vediamo. E su questo noi appunto comunque una riflessione già un cambio di passo minimo lo vedo, perché coinvolgere l'Assemblea per me e per noi è fondamentale. L'altro aspetto che noi chiediamo, e su questo chiedo anche un po' più di chiarezza rispetto a quello che il Presidente ha detto, è i punti su cui si va a discutere. Lei ha detto 5 noi e 5 la Lombardia, diciamo come inizio, come tavolo di lavoro. Bene. Un aspetto importante che io vedo nelle proposte della Regione Lombardia è che su alcuni aspetti andiamo avanti assieme, nel senso ci sono alcuni aspetti come il lavoro, come la sanità, in cui diciamo, sì, e anche il commercio estero e la ricerca, diciamo cose abbastanza simili. Ci sono alcune cose che dice la Regione Lombardia che noi non diciamo, che però potrebbero essere interessanti per noi. Allora vorrei capire se nel proseguo del lavoro su quei punti noi possiamo agire, perché ad esempio quando si parla nell'area finanziaria del fatto che la Regione potrebbe fare quello che fanno già i comuni per il recupero dell'evasione, quindi fare accordi con l'Agenzia delle Entrate, questo succede già a livello comunale, alcuni comuni hanno fatto accordi con l'Agenzia delle Entrate, hanno collaborato al recupero dell'evasione e parte del recupero dell'evasione è andato nelle casse dei comuni. Questo ad oggi a livello regionale non si può fare. Una delle proposte della Regione Lombardia è questa, ad esempio. L'altra molto importante è quella del bollo auto, poter scegliere come lavorare sul bollo auto. È un discorso che abbiamo già fatto quando abbiamo parlato del piano energetico, quando abbiamo parlato del piano aria. Avere in mano quella leva sarebbe molto importante. In Regione Emilia-Romagna di questo aspetto non abbiamo parlato. Quindi quello è un aspetto che noi potremmo mutuare dalla Regione Lombardia. La Regione Lombardia dice anche cose che secondo me non hanno senso, perché parla di costituire banche regionali che secondo me non ha senso, l'hanno voluto inserire, ma probabilmente questo non ha senso. Ecco, quello che noi chiediamo e quello che chiediamo con la nostra risoluzione è di coinvolgere l'Assemblea e di coinvolgere gli enti locali. Anche qui rimane il punto interrogativo sul coinvolgimento degli enti locali, perché questa proposta, quando e se andrà avanti, e anche qui la realtà alla fine torna. Adesso diciamo, avevate fatto intendere che entro fine legislatura noi avremmo avuto l'accordo e probabilmente anche la legge. Bene, adesso dice speriamo che entro, no, dagli annunci, speriamo che entro la legislatura, speriamo che entro la legislatura almeno abbiamo fatto l'accordo. Bene, su questo almeno abbiamo riallineato gli obiettivi. Ecco, questo chiediamo insomma. E di chiarire anche il coinvolgimento degli enti locali perché va bene, adesso voi dite viene il Presidente Anci, ma quando si dovrà parlare con tutti gli enti locali, secondo noi il CAL, l'avevamo sottolineato in una risoluzione che ci fu bocciata la volta precedente, è un po' riduttivo. Questo comunque è un discorso, diciamo, a lungo termine. Grazie.